Giornate importanti per l'equilibrio ambientale della Maremma. Con il via al recupero delle 40 ecoballe da oltre una tonnellata all'una che dal 2015 giacciono sui fondali del Golfo di Follonica, prende corpo la sinergia tra Marina Militare, Guardia Costiera, Dipartimento della Protezione Civile e Ministero dell'Ambiente, per salvaguardare il tratto di mare prospiciente la città di Piombino dalle conseguenze di un potenziale disastro ambientale. A presenziare le prime operazioni di recupero lo stesso Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, protagonista appena 2 settimane fa della seduta del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato d'emergenza per il risanamento ambientale. Dalla nave della Marina Militare, dove abbiamo visto le due ecoballe già tirate su, sono state individuate le altre. Non appena le condizioni meteo mare consentiranno alla Marina di tirarle su, verrà fatto, quindi vuol dire nelle prossime ore. E credo che si sta facendo un bel lavoro. Si sta facendo un bel lavoro per il paese, si sta facendo un bel lavoro per questo golfo, ma principalmente si sta dando risposta a tanti cittadini che ci hanno scritto e tanti cittadini che ci tengono veramente all'ambiente. Vedete che noi ci siamo. La rimozione delle cosiddette ecoballe, che di eco hanno ben poco poiché si tratta di ammassi di rifiuti di plastica, trova il plauso anche degli amministratori locali. Non ci rimane che risolvere questo problema, fare l'ultimo passo che è il recupero materiale di queste ecoballe, ma lo abbiamo sentito dalle parole del ministro. Già due sono state individuate e recuperate, e questo ci fa ben sperare che nell'arco di un breve tempo, forse chissà anche prima di quei 6 mesi di cui è all'ordinanza, sia eliminato un rischio ambientale. Lo stato di emergenza e il lavoro della protezione civile durerà 6 mesi. Complessivamente si tratta di quasi 50 tonnellate di rifiuti, che andranno trattati con estrema prudenza dagli specialisti della Marina Militare per azzerare ogni possibilità di dispersione di materiale inquinante. Una volta a terra, le ecoballe, dietro il coordinamento della Regione Toscana, saranno vagliate da una società specializzata che si occuperà del loro conferimento in discariche.